Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: «Viene forse la lampada accesa per essere messa sotto il moggio o sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato, e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti». Diceva loro: «Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi, vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Fratelli e sorelle, le bilance del Signore sono diverse dalle nostre. Lui pesa diversamente le persone e i loro gesti. Dio non misura la quantità, ma la qualità. Scruta il cuore, guarda alla purezza delle intenzioni. Questo significa che il nostro dare a Dio nella preghiera e agli altri nella carità dovrebbe sempre rifuggire dal ritualismo e dal formalismo, come pure dalla logica del calcolo, e deve essere espressione di gratuità, come ha fatto Gesù con noi. Ci ha salvato gratuitamente, non ci ha fatto pagare la redenzione, ci ha salvato gratuitamente, e noi dobbiamo fare le cose come espressione di gratuità,